Ci sono le mani di Giroud e Pulisic nella nostra vittoria contro il Genoa. I due ex Chelsea ci hanno fatto mettere le mani sulla vetta della classifica in solitaria. Era dai tempi di Sassuolo Milan dello scudetto che questo non accadeva. Oli e Christian sono stati gli eroi della partita di ieri sera. Sono stati due Superman. E almeno uno, sicuramente, ha usato le supermani per portarci alla vittoria. Sull'altro abbiamo qualche dubbio, ma personalmente penso che al 90% ci fosse il fallo di mano. Anzi al 99%, perché sembra che Pulisic davvero tocchi il pallone col braccio. Col VAR, però, serve il 100% di certezza per modificare una decisione, e quindi quello 0,01 di dubbio ci ha dato una grossa mano. Per alcuni quel dubbio non c'è, per altri sì. Per nostra fortuna, a chi era in sala VAR il dubbio è rimasto. Prendiamo e portiamo a casa il gol. È un episodio particolare, ma non credo sia un furto a mano armata. Come nel caso di Pulisic, nella vittoria di ieri c'è l'impronta di un altro ex Chelsea. Nella vittoria di ieri ci sono i polpastrelli di Olivier Giroud, il portiere attaccante che al 95esimo ha salvato il risultato. Quando dopo l'espulsione si è avvicinato a Mike, ho visto un Giroud bello deciso fin da subito, come se sapesse di essere pronto. In quel momento onestamente mi ero immaginato che parasse un rigore o che facesse un miracolo sulla punizione di Gudmundsson, ma la palla per fortuna è finita sulla traversa. Se fosse stata un filo più bassa, Oli non l'avrebbe mai presa. Anche la fortuna ci ha dato una mano. Subito dopo, l'unico altro giocatore autorizzato a prendere la palla di mano si è fatto espellere. L'arbitro ha tolto alle Leao buone chance di segnare il suo quarto gol del campionato, ma in quel momento forse a Piccinini la situazione era sfuggita di mano, e quindi ci sta. Uscito Martinez, è entrato Leao, ma il grifone del Genoa comunque non ha preso il volo. Ok, questa era squalida, ma mi sono lasciato prendere la mano. Sul risultato ci sono anche le mani di Maignan, anzi la mano, visto che ha fatto una parata straordinaria che in diretta sembrava impossibile. Mike invece l'ha presa e ancora una volta è stato decisivo, tra l'altro proprio a Genova, dove due anni fa aveva esordito mostrando di avere anche degli ottimi piedi. Purtroppo Mike è stato espulso e salterà la Juve, così come Teo, che però di nuovo ha giocato un po' così e così. Ricordo quando Allegri l'anno scorso disse: provate a togliere Leao e Teo al Milan e poi vediamo. Allo scontro diretto con lui mancheranno due dei nostri tre fenomeni, e ora incrociamo le dita che a Leao non accada nulla in nazionale. La partita di ieri è stata abbastanza folle, ma dopo la manita di 3 settimane fa ora siamo primi proprio davanti all'Inter. Sono solo 2 punti, ma dopo il 5-1 ci avevano descritto come una squadra da serie B. Adesso possiamo fare ciao con la mano a chi ci aveva fatto già il funerale. Questo video l'ho scritto di getto e presto ne farò uno un po' più serio, dove analizzerò tutta la stagione del Milan fin qui. Per ora possiamo soltanto ringraziare gli eroi di ieri sera: Pulisic, soprannominato Capitano America; Giroud, che si è travestito da Superman; se fossi interista direi anche grazie al VAR. Non tutti gli eroi indossano una maschera, alcuni indossano la maglia di Maignan. Siamo primi alla sosta, avendo vinto tutte le partite tranne una. Non sappiamo come proseguirà la stagione, ma è giusto parlarne mano a mano. E con la Juve dovremo giocarcela anche senza Teo e Maignan, perché se vogliamo vincere il campionato non possiamo mettere già ora le mani avanti. Sarà una stagione lunga, ma per ora è iniziata abbastanza bene. Abbiamo visto una partita fuori di testa, ma ora siamo primi. Possiamo toccare con mano la qualità di questa rosa, ma per afferrare i nostri obiettivi la strada sarà ancora lunga. Se sarà a portata di mano o meno lo scopriremo soltanto vivendo. Ma se vogliamo mettere le mani sullo scudetto, l'inizio è stato buono. Da manuale.